Lei si sente incompatibile nei suoi ruoli di commissario dell'autorità portuale e presidente del distretto di tecnologie marine? Ma assolutamente no, sono due cose completamente diverse. Il Ministero ha seguito le procedure regolari quando mi ha nominato commissario. Ma il distretto di tecnologie marine sarà il prossimo gestore del Porto Mirabello? Ma questa è, mi posso permettere una domanda senza senso, nel senso che il distretto è un'altra cosa, è un punto di aggregazione tra università, industria e centri di ricerca per favorire la sinergia tra questi tre soggetti e per poter sviluppare progetti di ricerca che aumentino o facciano recuperare la competitività delle imprese. È una sorta di facilitatore di questo rapporto tra università, centri di ricerca e industria, sia la grande che la piccola, ma legata alle tecnologie del mare, a sviluppare progetti di ricerca che migliorino ad esempio il consumo dei motori, che abbattano l'inquinamento, oppure che gli alberi della nave integrati che spacciano tutto il, oppure c'è un progetto che per costruire una specie di battello non senza persone a bordo in grado di contrastare la pirateria, cioè sono progetti particolari che una volta sviluppati possono creare sviluppo e competitività delle imprese, sia per quanto riguarda i prodotti come quello che ho citato, sia per quanto riguarda i processi. Non ha niente a che vedere con attività di gestione, eccetera, che non c'entrano assolutamente con l'oggetto sociale del distretto, che ha questo scopo e questo scopo ben preciso: facilitare il rapporto, la sinergia, che è sempre stato difficile nel nostro paese, tra università, istituti di ricerca, che sono tutti dentro il distretto, e l'industria privata, grande e piccola, per mettere in contatto questi soggetti e fare delle cose che siano al servizio della competitività dell'industria e quindi del nostro paese.